Allora, benvenuti a questo nuovo video. Questo sarà un video sulla carriera di Palermo, anche se forse più tardi potrebbe uscire un episodio in Palermo. Comunque, questo è un episodio di una carriera segreta. Però, prima di tutto, se volete sapere come potete vedere la vostra carriera su PES, tutte statistiche, basta che andiate in ufficio allenatore, non siete bene, vado in carriera di allenatore, poi vado in risultati e rosa, vado nel 2019, nel 2020. Iniziamo. Allora, aspettate che mi prenda sedia mia vicino, così fa sedere meglio e così vedo meglio anch'io. Allora, stavo nel Sassuolo e alla prima stazione arrivai dodicesimo, cioè il mio peggior risultato di tutta la mia carriera in Serie A. E anche Coppa Italia molto molto male, ottavi di finale, gli altri migliori 16. Comunque la squadra della Coppa sta Pegolo, Magnani, Demiral, Versalico, Asappong, Minala. So se Minala è poi dietro anche capitano, vabbè, veramente storia pazzesca la sua. Goretzka, che lo pagai ben 96 milioni. Burbia, Adama Traoré, Marcel Thuram, ricordatevi Marcel Thuram e Minala, e faranno la storia di questa carriera. Lautaro Martinez sa che lui sarà fondamentale. Turati, chi ti conosceva, si è detto ho venduto il sonno dopo. Mazzitelli, Ferraresi, Peluso. Forse avvicino un po', così è meglio. Scamacca, Raspadori, Babacar, Frattesi, Pierini, Cassata, Dell'Orco, Odgaard, Lexter, Magnanelli, Durdis, Boga, Di Francesco, Alessio Matri, Satalino, Ser Nicola, Teo Hernandez, lui andrà, verrà, però non vi faccio più spoiler, altrimenti detta inutile. Matteo Politano, Pollirola, Sanluisi Buffon, e io farò anche un video a parte su di lui, perché io farò il video dei top e il video dei flop di questa carriera, non vi dico se lui è stato un top o un flop. Sesson Martins, che ora sto ricordando, è vero, io avevo anche Sesson Martins, non ricordavo Sesson Martins. Manuel Locatelli, Sensi, squadra molto lunga. Muasta, qua, Berardi, vabbè, faccio vedere che niente, se devo elencare tutti è stato troppo. Beh, poi dietro era più piccola la squadra, che non mi sono mai piaciute squadre grandi. Infatti la stazione prossima potrei anche iniziare a leccare. Comunque sono 9 stazioni totali. Ok, vado a prendere la mia acqua, mi sono scordato di là. E ritorniamo per vedere la seconda stazione. Allora, aspettate che bevo un attimo. Stazione numero 2, squadra Sassuolo. E sono arrivati terzi in Serie A e campioni della Coppa Italia. Questo grazie a... Fate vedere la squadra che è lunga. Ah, preferirei ancora non eleccarla. Poi ho visto tanti cassatori che ho venduto e di forse dalla prossima treveramente eleccarli tutti. Comunque elenco solo in 11 titolari sono Adam, Lenglet, Demiral, Pavard, Asappong, Minala,
Uomo assist della Serie A. Si vede che sto qua a due livelli più bassi rispetto a Messo Comò. N'Golo Kanté, Marco Rose, Adama Traoré e Marseille Thuram. E Lautaro Martinez, ecco la prima punta. Non vi preoccupate, io sto sempre qua. Ah, quando vedete prestito, ma ad esempio Paperwood, io mi uso prestito, io non li prendo i cassotti di prestito, mi è mai piaciuto. Che o sono miei o niente. Prestito vuol dire che li ho mandati io in prestito. In altre squadre. Ok, stasera 2020-2022, ritorno a Bel, fate della squadra. Ma che squadre lunghe avevo? Ma sono tutte lunghe, ma è molto più corta squadra, fate vedere un attimo, sembra molto più corta. Ma sì, mostra la metà, wow. Oh, sarà la metà. I tempi era molto lunga la squadra. Vabbè, comunque, stasera 2021-2022. Squadra sempre Sassuolo. Primi Serie A. Arrivati ai sei finali Coppa Italia. Supercoppa, secondi, l'abbiamo persa. Però non dice statistica la Champions. Poi se eravamo qualificati la Champions. Vabbè, comunque. Vi dico gli 11 titolari, poi gli altri assettori vi faccio solo vedere perché se veramente la squadra è troppo lunga. Ho visto poi tutte stasera l'ottava e la nona, ve li posso elencare tutti. Comunque, Adam, So Gomez, Demiral, Lexter, Teo Hernandez, Minala, migliori 11 del campionato, meno, Zeke Palacios, De Paula, Ribéry, Sovane, Thuram. E infine, sempre il grandissimo Lautaro Martinez, miglior giocatore della stasera Serie A T. Ovviamente Taffer non può mancare, se così fa mancare Taffer. Dai, come si fanno a prendere Taffer? Aspettate, sto proprio scomodo. Registrare è molto più scomoda sta sedia. Comunque vedete, Royce, Kanté, Lenglet, Dacuma, hanno lasciato la squadra, state abbiamo lasciato un grande segno. Perché volevo fare una rivoluzione. Mi andava bene, eravamo primi, ok, ma io la rivoluzione volevo fare lo stesso. Perché? Perché Royce, Kanté erano vecchi. L'Eglé l'avevo venduto una buona causa. Cioè, quella là di prendere So Gomez, terzino e difensore mi piaceva tanto. E infine, stavamo qua. Dacuma non ha giocato bene. Ok. Terza stazione. Quale cosa inizia con... Non ancora in realtà. Non ancora. E comunque sono buoni risultati, non ho visto nulla. Quarta stazione, sempre Sassuolo. Secondi affisicati in Coppa Italia, quindi abbiamo perso il finale. E sempre perdiamo la Supercoppa Italiana. Aspettate. Ok. Stazione 2022-2023. E qua sempre un titolare solo, vi dico, cioè Adam, Pavard, Demiral, Alexander Arnold, Theo Hernandez, Minala, Frankie de Jong, Babel, Mertens, Lobato e Thuram. Veva si sente!
E mi hai detto non chiudere. E chiudi te che io sto riprendendo. Vedrete so come fa stata squadra, perché io sono un rivoluzionario, non mi piace. Ma nei cacciatori, anche se nel caso di So Gomez si ero affezionato abbastanza, però. Ah sì, me la ricordo questa fase. Allora, in pratica questa rea io la faccio sia ad un'altra persona, quell'altra è Saul, se è menzionata, quindi non dico chi è. Comunque, lui aveva, si era stancato nonostante eravamo primi, vita Coppa Italia, campioni della Serie A, si era stufato che i nostri cassatori fossero dei giovani, senza esperienza nella realtà. E io dico, no, i risultati abbiamo raggiunto, a che te ne importa come si chiamano? Quindi ho dovuto vendere tutti quella che non avevo grandissimi nomi, anche Ribéry, che è un grande nome, però era giovane. E ho dovuto prendere Fabian Ruiz, Romelu Lukaku, Gareth Ramirez, che vabbè non è un grande nome, però a lui gli andava bene, Cavani. E comunque siamo arrivati terzi e non abbiamo vinto nulla, avevo ragione io. Quinta stagione, penultima con il Sassuolo, è stato questo grande spoiler, stagione 2023-2024. Quarti in Serie A, qualificati quarti di Coppa Italia. Aspettate, bevo un attimo. Allora, in pratica qualcosa accade. Io mi scosso che debbano essere che di questi grandi nomi, perché avevo prima cosa te arrogante a lui, perché entri se va, non potevo mai fare panchina, mai! Guai se toccava ad uno dei titolari per una partita, magari anche inutile, no, non lo sia mai. E poi per farlo riposare un po', e poi i risultati non venivano mai. E quindi ho fatto di testa mia. Quindi Adam, Albiol, Sovane, Demirà, Assapong, Turam, Stuani, Minala, So Felix, Sand, Ramirez, Lautaro. Ecco qua i titolari. Questi sono gli altri assatori. Dette, molti osvicolati, Pavard, Modest, Lukaku. Vincolato Ronaldo. Ok, passiamo alla sesta stagione. Qua in pratica c'è questo Dumitru che si è ritirato. Bene, sono felice che abbia fatto tirare un Dumitru nella mia squadra. Comunque vedrete che più di mezza squadra è stata svincolata. Questo perché? Perché avevamo il mio obiettivo di arrivare qua, no, disse che vuoi fare delle coppe europee. Comunque, avevo deciso la società come obiettivo vissi l'Europa League. Noi venimmo eliminati io te di Europa League, loro non mi rispettarono, però mi disse, sai, io da solo di mia spontanea volontà, perché se ti ho terminato il prossetto, perché fatti sia scudetto, stasera ho fatto sia Coppa Italia. Ho tre, vede, non riuscì ad andare, andavo sempre di più a declinare, sa se puttavo su giovani, se facevo misto giovani, anziani, veterani, sia solo anziani, veterani, allora se ti ho terminato sto prossetto. Non avevo più la voglia di portarla avanti, quindi se avevo fatto sedere velocemente a squadra, vedete, ti svincolati, che poi molti non mi porto neanche nel Napoli. Comunque ve lo dico, quando nel Napoli. Però molti cassatori come Joaquin, come Lobato, come Pepe, come Turam rinasceranno nel Napoli. E te diventeranno dei cassatori che non riconoscerò. Lobato è vero, ma dai prestito, non lo svincolai. Però aveva una clausola molto bassa, là io dissi. Lobato mi è piaciuto a Sassuolo, però
una classe molto bassa rispetto a solo ecco, mercato prendo e la stessa cosa lo vendo a quasi la, il doppio di quel che l'ho pagato. Però non è stato sì che l'ho detto, poi è scoppiato nel Napoli. Stasera di miei TC26, quarti in Serie A e arrivate ai sei finali Coppa Italia. Aspettate, bevo un attimo. Questa stagione, in realtà sfioriamo di un punto, tipo la zona Champions League, e dissi, vabbè, si può fare questo prossetto. Però, perché sfioriamo solo la zona Champions e non si arrivamo, per via dei portieri, Ruffier e Demirel. Sono state due catastrofe per questa squadra. Comunque Pepe che è rinato, vi ho detto, ho comprato Fassio, giovane che era fortissimo, anzi ora ve lo faccio chiedere, era troppo forte. Ora lo secco e vi fa sedere quanto è forte Fassio sulla mia carriera, Fassio giovane. Con qua 23 anni, l'ho venduto a squadra araba. Se guardate queste statistiche, come faccio a non comprarmelo? E poi è stato un flop. Quindi torniamo carriera di allenatore, risultato in rosa. Quindi, ok. Poi c'era Minalla che è stata soppiastata stasera da titolare, Lobato, Turam, Joaquin, Cristiano Ronaldo e Rock. No, quel Cristiano Ronaldo fece diventare il mio compagno presuntuoso. Cristiano Ronaldo giovane, che ha delle statistiche ostruose. In realtà sua carta non è molto forte, però il capo rende, rende. Comunque potete dare da soli a squadra. Untelar era un telar giovane che ho pagato 30 milioni con il Sassuolo, però arrivò la stazione a quale ho cambiato squadra. Io dissi, questo è capocannoniere della Serie A. L'ho scoperto io, non è giusto che questo allenatore ne è arrivato e Sassuolo si prende in merito. Ora gli pago a classe 7 milioni, fa sedere un me come fa sentire, farà la panca. E non splenderà neanche in panca, verrà superato da Terò. Poverino, io ho rovinato la stagione, forse anche la carriera dopo di cercare. Angel invece non l'ho mandato io in prestito, ma l'ho preso in prestito. Perché io ho preso in prestito? Che ho preso io in prestito? L'ho preso in Napoli, dalla Juventus, dall'altro. Prima che io arrivassi, allora io so pensato ubamente, posso fare gli allenamenti mirati per la porta, sì, la Juve avrà quest'angle scarsissimo. Ok, bevo un attimo. E dall'ottava stagione e la nona vi posso anche dire tutti i cassatori che è stata la rosa abbastanza corta. Stagione 2026-27, squadra ovviamente Napoli. Seconda stagione in Napoli. Secondi 6A e arrivate ai 6 finali Coppa Italia. Il Portadown, Pepe, Pavard, Arnold, Clerc, Arturo Vidal, Joaquin, Marek Hamsik, Riccardo Quaresma, Marcel Thuram, che ragazzi, lui ha trascinato a squadra e campionato. Cristiano Ronaldo, Sacco, Fabianischi, Minala, Terò, Claudio Marchisio Sovane, Danilo, Fusi Gulam, Piquet Sovane, Sacchini Sovane, Sna Sovane, Babbel Sovane, Tris Mertens Sovane, Guille Sovane, Kabak, Rao Garcia, Demirel che sono arrivato a svincolarlo,
Leia, che l'ho messo tante volte al posto di Ronaldo, perché che nessuno lo voleva. All'improvviso è arrivato a fette, sì, 41 milioni da Milan, ovviamente subito assettata, fa schifo. Diavara, no, e dai, chiudi, che non posso fare tagli. Traoré, Carmunku, Lobato, alla stata squadra per dei scambi, questo Quaresma, ragazzi, che veramente lo vuole ad ogni costo. Anche che è ritornato alla Juve, Fazio, Unta, Cavani, Bale, McLay, Zecco e Toffoli. Squadra molto simile alla nona stazione, questo perché per la nona qua la devo terminare. È iniziata da poco. Infatti la nonna e farò vedere le tette. Quindi in pratica quello che ho vinto è ben poco. Cappiato la stazione 2022, la Coppa Italia, stazione 2020-2021. Ora vi faccio vedere. Prima cosa la rosa. La rosa è composta da Adam, 77, 40 anni. Queste statistiche. Pepe, 91, di 22 anni, queste statistiche. Che poi io, una stazione in Sassuolo, fui deciso se vendere a Kitton giovane oppure Pepe giovane, che uno dei due era di troppo. La fine ho deciso che Pepe è stata una decisione sacrosanta, e mo quell'altro Hilton ha la stessa età con 5 di overall mancante. E poi Pepe, se lì siamo veramente finiti. Pavard, 83, di 31 anni, che è arrivato offerta lì, se mi ho rifiutato, da West Ham, sì, mi ricordo. E Alet, che ha preso da questa stazione il posto di Trent Alexander-Arnold, di 31 anni, venduto 70 milioni a Sessi, lui 23 anni, decisa e trovo anche più forte di Arnold. Clerc, che non sostituisco mai, che ha 19 anni, ma sembra 84-83 in campo. Arturone di Vidal, 88, 19 anni. Joaquin, 89, 23 anni. Marek Hamšík, 80, 18 anni. Quaresma, è stato voluto Quaresma, 91, 22 anni. Marseille Thuram, che se ne offerte 30 milioni dall'Arsenal, sto pensando se aspettarlo o no, perché visto che ha 30 anni, io al suo posto vorrei questo. Ora ve lo faccio vedere. Non so, tra i preferiti, lo vado a cercare, che non ricordo il cognome. Cassatene, la realtà conosco, è molto molto forte qua. Ha 23 anni, 90, e queste sono un po' le statistiche. Vabbè, queste sono le difensive, da qua è poco me ne importa. E quindi, visto Marseille Thuram non sta trattato, trastinato a squadra quella scorsa stazione, a questa stazione so più Edin Dzeko, perché Ronaldo è stato infortunato. Joaquin è lo stesso Ronaldo, da quale ora fa sedere un po' le statistiche, quanto ha segnato lo stato l'infortunio, cioè 87 partite in totale. 45 gol e 12 assist. Comunque, a parte Adam interessa Sassuolo. Stavo a Zeko, quindi. Fabianischi, 77, 17 anni. Feita, 83, 23 anni. Gulam, 71, 36 anni. Che lui dimostra un 80 in campo, per questo lo cambio, la panchina.
Danilo, che era venuto come il nuovo Luka Modric, fa sempre il suo, quando entra la panchina da titolare, invece no, da titolare non è tanto forte. Però siamo il nuovo Luka Modric, se sei aspettato di più, comunque qua a 21 anni, può benissimo qua crescere, chissà, di Terrente, il nuovo Luka Modric. Bale presso stata molto sopra i 16 anni, 74. Kroos presso me, pacchia il terzo destro, anche se non lo può fare, però con quella velocità 93, 22 anni. McLay, che era svincolato, giovane, 22 anni, l'ho preso solo per Cus Valenza, non mi interessa di questo. So se Minala, che può mancare il capitano, anche se sta in panchina, per essere pur sempre il capitano, vedete a quante squadre interessa, poi sono tutte squadre a Champions League, queste qua, una non ha neanche la licenza. Hakan Pandev, 88-21 anni, pagato 73 milioni per la panchina, però se, come se fosse mezzo titolare, che un artista su un artista, una F-Amfi con una Pandev. Terro, che comunque fa la panca della panca, quindi è tra quando Zeko è stanchissimo e Ronaldo è fortunato, come ora per esempio, 21 anni, se è la terza soluzione. Yannis Staffel non può mai, ma poi mai mancare nelle mie squadre, perché per 2013 era un mostro come queste, quindi un idolo. Ecco. Payet, 86-19 anni, che lui per la panchina. Dries Mertens, 79-17 anni, presso il pacchinaro di Turam, però sta rendendo di più sulla destra e quindi sta sempre il pacchinaro di Quaresma. Infatti sto pensando di tenermi Turam e di coprire quel lab con i 14 milioni che ho, che in teoria, se lo trovo l'osservatore, non lo pago più di 7 milioni quel lab. E quindi sa, potrei fare, tenere Turan con il pacchinaro una grande cosa, comunque notizia assatore. Claudio Archissio, 78-19 anni, che per quest'anno manderò in prestito all'Inter per 20 milioni di euro. Cristiano Ronaldo, 81-17 anni, perfino, fortissimo, 101 milioni di valore. Infine, Piqué giovane, 81-18 anni, mandato in prestito all'Arsenal. Vorrei far vedere un po' le statistiche di tutti. Adam, Pepe, vabbè, i difensori, Pavard, Chalette, Carlos Clerc, Arturo Vidal, Joaquin, Amsic, Quaresma, Turam, Zeko, Fabianischi, Fesa, Gulam, Danilo, Bale, Kroos, McLay, Minala, poi non so tutte le sue statistiche, poi mi ricordo Fesa anche 22 gol e 23-24 assist in quasi 200 partite nel Sassuolo. Comunque era più forte Minala Sassuolo, perché Sassuolo soccava a livelli più bassi, ma alzato il livello, quindi ho trovato più spazio in ala. Pandev, Terù, che comunque fa mai 17 partite, 5 gol, 3 assist, sta in qualsiasi lista, nessuno lo vuole. Taffer, 4 partite, 1 gol. Payet, che soca poco. Dries Mertens, che poi 6 gol e 1 assist ha fatti tutti sulla destra, sulla sinistra non faceva mai nulla. Claudio Marchisio, Cristiano Ronaldo, infine Piqué, quello sta essendo in prestito all'Arsenal.
Per questo io è tutto. Noi forse... Ah, l'ultima cosa. Vi voglio fare delle classifiche, se vi ho fatto delle classifiche, cosa vi portate tutte. Con questo è per il pallone d'oro, purtroppo Pepe e Quaresma sono fermati a terzo secondo sto. Primo posto, come ogni anno, per chi la mappe. Bevo un attimo. Ok, allora. Champions League, Fassa Sironi, siamo secondi nel Sironi con 8 punti. Primo PSV campione in carica. Non sto scherzando, è che guardate, sta nella Supercoppa Europea, tra l'altro ha anche perso, e sta nella Coppa Internazionale per club. E poi sta nella parte sinistra, la Supercoppa Europea. Nella Supercoppa Europea a sinistra viene scritta campione, da sempre a destra dell'Europa League. Quindi sì, a ogni prova che PSV abbia vinto la Champions stagione scorsa. Poi Shakhtar Donetsk e Copenaghen. Comunque abbiamo lottato tutto il PSV, che se vi sono il prossimo ai primi, lo Shakhtar e Copenaghen per la sfida Europa League. Se vi sono Shakhtar e noi perdiamo 8-8, però stiamo avanti ai scontri diretti lo Shakhtar, quindi siamo già passati. Poi vi faccio vedere anche la Serie A. La classifica è questa. Napoli primo con 32 punti. Vabbè, detti un po' tutti. Ok, le ultime tre ovviamente retrocedono. Le prime due vanno direttamente alla Champions League. La terza va ai preliminari della Champions. Quarta e quinta diretta Europa League, sesta preliminare di Europa League. Dia il marcatore da Serie A, Cristiano Ronaldo 8 gol. Lei ha comunque 6 gol a Milano, solo con me non ne ha uno. Rigoni 7 assist, assist me. Oh, io sono una di Steppe Fitte, avete visto, no Rigoni? Mi interessa mettersi a me Rigoni. Chissà, adesso potrei anche prenderlo. Comunque, dei nostri Quaresma 4 assist. Poi andiamo in Champions League e troviamo classifica e gol. Salov 5, rente, faceva schifo dove avevo io Salov. Comunque, dei nostri che stanno a 2 gol, abbiamo Zeko, Pandev e Ronaldo. Vediamo assist man di Europa League. Guendonzi 4 assist. Comunque dei nostri stanno a 2 assist, Gulam e Quaresma. Gulam ha giocato in Champions. Una partita, se ha fatto la partita, 2 assist. Comunque, io credo di avervi fatto vedere tutto. Una cosa, forse ho letto della squadra del PSV. Va bene, forse è comunque un attacco forte. Non so come abbia vinto sempre, forse. Eh sì, perché ricordavo 4 stelle e mezzo, solo 4 stelle. Allora, con io mi è andata. Hanno vinto sempre. PSV è una piccola squadra comunque, contata da Copito. Copito è tutta una piccola, e quindi non gli fa trattenere i cassatori. Quindi sono arrivate delle offerte e non le avranno infilate. E allora... si sanno i deboliti. Comunque squadra è Bergwijn, 30 anni. Pereiro che ha vinto il scorso pallone d'oro, 32enne. Lammers. Socrates, 19 anni, 82. Vedete, non è tanto forte come squadra. Questo qua di Sottania non è forte. Se no la squadra poi di nuovo visse la Champions questa. Quindi ci vediamo. Questa cosa che ho da dirvi. Ciao.